La Libia, l'egoismo dell'Unione Europea e la gestione dei flussi migratori in Italia. Al Palazzo di Vetro di New York, in occasione di un incontro istituzionale con il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, il presidente della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca, è stato chiaro: così non si può andare avanti. Ci troviamo a distanza ormai di un anno, senza nessun atto concreto fatto su un continente così difficile e martoriato come l'Africa, e con una pressione migratoria senza precedenti e delle soluzioni che comunque privano gli esseri umani di dignità e di diritti fondamentali. E questa è la cosa che comunque ci preoccupa di più. Una situazione che continua a destare preoccupazione, anche in virtù del recente cambio di rotta su ONG rimpatri da parte del governo italiano, che il presidente Rocca si augura sia provocatorio e temporaneo. Ovviamente noi come Croce Rossa non corriamo dietro alla politica, guardiamo i diritti delle persone e su questo oggettivamente c'è stato un arretramento. E mentre noi eravamo impegnati a discutere in uno specchietto per le allodole, che era il codice di condotta, no? Perché tutta Italia per almeno 60 giorni è stata impegnata a discutere su un codice di condotta che di fatto ha certificato semplicemente quello che già sapevano tutte le persone in buona fede. E noi abbiamo avuto questo allargamento della zona SAR, della zona di Search and Rescue, da parte della Guardia Costiera Libica, e come un arretramento conseguente rispetto alla protezione dei diritti umani. Un contesto in cui a mancare sono state innanzitutto le istituzioni europee, le cui politiche migratorie, rivelatesi miopi e fallimentari, hanno portato a un deterioramento del tessuto sociale anche in Italia. Io credo che sia l'Europa che li debba ricucire con noi, perché l'Italia ha fatto il suo dovere, lo dico non solo come governi che si sono succeduti nel tempo, perché comunque la solidarietà è stata una costante del nostro paese. L'Europa porta con sé una responsabilità enorme, che l'aver lasciato solo ha modificato quella che è la cosa che mi preoccupa e mi auguro che non sia una modifica genetica, cioè il vissuto solidale, il tessuto connettivo del nostro paese, che è sempre stato basato sulla solidarietà. Al segretario generale Guterres, Rocca ha chiesto un impegno su più fronti, un supporto istituzionale per spingere l'Europa a fare di più e meglio, ma anche un impegno concreto in Libia, un paese in ginocchio sotto ogni punto di vista. Da un lato io mi auguro, per quello che riguarda l'Europa, una capacità di moral suasion diversa rispetto al ruolo che è proprio delle Nazioni Unite. Dall'altro, per quello che riguarda un paese in guerra, perché comunque tale è la Libia, una capacità di garantire l'accesso umanitario in quel paese. UNICEF di recente ha lanciato l'allarme. Dal 2011 oltre 550.000 bambini in Libia vivono in una condizione di estrema precarietà e la situazione dei diritti umani non è sotto controllo. Il numero dei cadaveri che i nostri colleghi della Mezzaluna Rossa Libica trovano sulle spiagge è un numero crescente, anche questo è un segnale estremamente inquietante di un paese che è fuori controllo. In questo contesto non aiutano i complicati rapporti tra Libia e Italia. Era stato proprio Guterres, più di un mese fa, a definire gli accordi stretti tra i governi di Roma e Tripoli a rischio violazione del diritto internazionale. Il problema è che questi accordi non sono chiari, no? Qui c'è un gioco silenzioso che però deve essere smascherato se c'è, o invece comunque fare in modo che vi sia una tutela forte dei diritti umani. Questo è il momento in cui il governo può dimostrare dove mette i diritti umani nella sua scala di priorità, e io mi auguro che ovviamente siano al primo posto.